fundamentally, as human beings, are we fundamentally in our very souls and our very nature? Are we down to the essence of who we are? Are we ultimately good or bad? Are we loving or violent? Yes, there's elements where one has to take into consideration hunger and self-defense and this sort of thing. But eschewing selfishness and intolerance and anger and hatred, deep down, is the essence of who we are, good. And I saw sometimes people who behave very, very badly. At other times, there are elements in them that had a great deal of it. Grazie mille. E proviamo anche a farvi vedere un po' di quel panorama straordinario che è lo Stretto di Messina. Aspettiamo però le luci di sala. Giacomo, si traduce. That's the Strait of Messina, the view from where we are, or the Strait of Messina. The lights over there are the lights of Italy, Calabria, or the region, and in the middle of the strait. And we are now, they are trying to turn on the lights on the stage, that's to see also the people. Oh, this is so beautiful. Here. Wow. Allora, un ringraziamento prima di... Ah, cioè hanno il panorama, hanno inquadrato già bene. There we are. Un ringraziamento va alla libreria Feltrinelli con cui abbiamo organizzato questo nostro incontro. Grazie Salvo, grazie a tutto il gruppo della libreria Feltrinelli, vi prego di fare un applauso. E subito dopo questo nostro incontro proietteremo il film Silence e Antonio Spadaro potrà firmare i libri che acquisterete lì nel desk dell'Orcino Sorca. Intanto la luce si sta accendendo, una brevissima riflessione conclusiva. So just after the many people, it's a torment also who are graced with this ability to make something, create something from life around you, how you see life. It might, that definitely is a spiritual, it definitely is a spiritual act. I always said, even if I'm working out, I'll do something, I'll go make a feature somehow, or make even a commercial once or twice. In a funny way, even skirting the edges of controversy in some of these things, somehow I always find that, I had to say it, that it was... Sono molto contento di incontrare Martin Scorsese anche in collegamento, proprio nella mia città, Messina. Anche Martin Scorsese è siciliano e il nostro primo incontro è avvenuto ormai 8 anni fa, è avvenuto proprio parlando di Sicilia più che parlando di cinema. È stato un incontro straordinario con una persona che mi ha accolto a casa sua e con lui abbiamo parlato di vita, della sua esperienza, della sua realtà, e il cinema è parte di questa sua esperienza, di questa sua realtà, ma anche la fede. Il titolo del nostro libro è Dialoghi sulla fede, ma non sono dialoghi tutti centrati su un tema religioso. In realtà il tema della fede è emerso, quasi direi naturalmente, all'interno delle nostre discussioni. È stata un'esperienza direi molto comune, ordinaria, mi ha accolto a casa sua, ci siamo visti tante volte o a pranzo o a cena per lunghe conversazioni, anche con sua moglie Helen, che è una persona straordinaria, forse la persona che più lo ha ispirato in questi ultimi anni.
La figura di Scorsese ha da dire molto al nostro tempo, è una figura capace di dire una parola di grazia all'interno di dinamiche di violenza che lui illustra molto, molto bene e che hanno radici nella sua infanzia. Questa è un'altra cosa molto straordinaria, cioè molto particolare di Scorsese. I fili che connettono la sua opera con la sua vita sono molto forti e risalgono alla sua infanzia, ne parla con grande piacere. Quindi per me è stata un'esperienza eccezionale avere con lui 8 anni di conversazione, e sarà un'esperienza ed è un'esperienza straordinaria poter parlare con lui di questa conversazione proprio qui a Messina.